Scaldiamo la panna con il glucosio. In un pentolino a fuoco medio facciamo caramellare lo zucchero. Muovete il pentolino senza toccare lo zucchero, aggiungete l'altro man mano che si scioglie. Appena sarà ben caramellato, questo è il colore, vedete? Siamo pronti, prendiamo la panna con il glucosio che abbiamo scaldato, deve arrivare a bollore, versiamola a filo, piano piano, nel caramello. Mescoliamo con una frusta, facciamo attenzione, perché questa operazione sprigionerà un vapore molto forte, quindi non tenete la faccia sopra la pentola. Piano piano versiamo la panna calda per non formare i grumi e mescoliamo con la frusta. Vedete? E qua otterremo il nostro caramello. Versando la panna piano piano evitiamo appunto che con lo shock termico lo zucchero possa granire. Eccolo qua, versato tutta quanta la panna, mescoliamo e facciamo cuocere per 2 minuti. Versiamo il caramello caldo in una ciotola e ora dobbiamo aggiungere il cioccolato bianco, il burro ben freddo di frigorifero e adesso con un mixer ad immersione dobbiamo mixare per circa un paio di minuti. In questo modo emulsioneremo i grassi, il zucchero all'interno del caramello per ottenere una bella crema fluida. Adesso la copriamo con una pellicola e dopo il riposo questo è il risultato. Guardate che bella! Prepariamo la base della cheesecake, nei biscotti versiamo il burro fuso e mescoliamo bene con un cucchiaio per far assorbire ai biscotti tutto quanto il burro. Prendiamo una teglia da 22 cm, foderiamola con la carta da forno, versiamoci i nostri biscotti. Con il cucchiaio dobbiamo pressare bene sul fondo in modo da avere appunto una base piuttosto uniforme. Vi consiglio di foderare sempre lo stampo e se lo avete utilizzato in una cerniera in modo che dopo riusciremo a sformare benissimo la torta con più facilità. Formaggio spalmabile. Il mascarpone. Una pasta di frutta secca, io ho scelto questa alle mandorle. E ovviamente il caramello. Lavoriamo con le fruste elettriche per circa un paio di minuti e otterremo un composto bello spumoso. Scaldiamo il latte, sciogliamoci la gelatina ammollata in acqua fredda e versiamolo nella crema. Mescoliamo bene con la spatola dal basso verso l'alto. Anche adesso con una spatola dal basso verso l'alto, mi raccomando, pochi movimenti ma decisi. E otterremo una crema veramente bella, spumosa e golosa, guardatela. Riprendiamo la base dal frigorifero, versiamoci la crema. Guardate che bella. Mi raccomando, come sempre vi ricordo, utilizzate una spatolina se ce l'avete in silicone in modo da evitare di sprecare il più possibile il prodotto. Con una spatolina adesso livelliamo bene. Dobbiamo ottenere una superficie bella liscia perché dopo sopra dovremmo mettere la ganache. Ora 8 ore in frigo. Appunto per la ganache versiamo il cioccolato bianco, il caramello, aggiungiamo la panna calda, facciamo sciogliere mescolando con una spatolina. Ecco qua. E adesso diamo una parte un po' croccantina. Io ho utilizzato delle noci pecan tritate grossolanamente. Voi scegliete la frutta secca che preferite, mescoliamo bene e siamo pronti. Riprendiamo la nostra cheesecake riposata, versiamoci questa ganache, livelliamo bene e va di nuovo in frigo per 2 ore. Dopo riposo, eccola qua, la possiamo togliere facilmente dallo stampo. Mettiamola su un vassoio di portata e questa è la mia cheesecake al caramello. Ragazzi, io vi assicuro, non è troppo dolce perché è ben bilanciata, croccante, è davvero golosissima e irresistibile. Io vi ringrazio come sempre per aver visto questo video e se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al mio canale per non perdervi successivi.